Rafforzare la sanità crotonese è una scommessa, ho detto io, ma è possibile? Ma io credo che sia possibilissimo in questa fase. Per tanti anni si è parlato della sanità e si è parlato di budget che venivano ridotti, dell'impossibilità di fare investimenti, dell'impossibilità di togliere dagli ospedali le persone e fare la medicina di base. E negli ultimi 6 mesi sono stati immessi nel sistema sanità più di 7 miliardi di euro e tutti questi vengono finalizzati in nuove assunzioni di personale e per costruire realtà sanitarie territoriali. Significa che non c'è più una scusa, bisogna lavorare, costruire, progettare, rilanciare la sanità del territorio e favorire quella che è un'integrazione tra il territorio, la sanità territoriale e l'ospedalizzazione. Certo, in tutto questo però rientrano anche le, dobbiamo dire, le attività private. Le attività private sono e devono essere complementari, non devono essere sostitutive, non possono essere ultrone. Io penso anche che in questa vicenda bisognerà modificare il budget che si dà alle province poi di fatto tra la sanità e l'assistenza perché il nostro territorio non sia sfavorito per un surplus che per fortuna c'è di assistenza ma che non è assistenza per i cittadini della provincia di Crotone ma per l'intera regione e io penso che invece ciò che è la parte sanitaria deve essere garantita in tutte le province in modo equo. In Calabria c'è il problema dell'ospedale, dobbiamo dire, di Cariati. Si sta lavorando tanto, anche se sono un po' tutti divisi, perché c'è chi lo vuole chiudere e c'è chi invece vorrebbe che rimanesse aperto. Ma guardi, io è difficile ora dire quale va chiuso, quale va aperto. Per tanti anni si è dibattuto soltanto su quali ospedali chiudere, senza un progetto reale di quello che deve essere la sanità del territorio. Io penso che questo è il momento per riprogettare completamente la sanità, rifare un progetto degli ospedali, costruire ospedali di eccellenza che non sono più gli ospedali di prossimità come noi eravamo abituati a avere l'ospedale sotto casa che faceva tutto ma in cui nessuno andava per fare le cose serie. Noi dobbiamo costruire le eccellenze nella sanità calabrese, già tante ce ne sono, altre vanno aggiunte, poi servono più che ospedali di prossimità centri come case della salute, ne vanno fatti tanti, vanno fatti punti di primo accoglienza quando c'è un problema per poi essere portati in caso di necessità. Ecco, bisogna trasformare il modello sanitario soprattutto dando forza al territorio per capire quelle che sono le necessità e le prime cure da sottoporre ai cittadini. C'è convergenza con la Regione su questi argomenti, sulla sanità? Ma io devo essere onesto, vorrei sentire oggi, non ho avuto modo di ascoltare le linee guida della Regione e mi auguro che da questi giorni in poi la Giunta regionale inizi a governare in Calabria, non vuole essere una critica, c'è stato le elezioni, poi si è arrivati al lockdown e mi è sembrato politicamente che la Regione Calabria abbia fatto poco, non solo sull'impianto sanitario, è ancora presto per dare un giudizio finale. Speriamo che iniziano ad esserci delle proposte, al momento io non ne vedo.